arancine a Palermo. Voglio preparare gli arancini catanesi con qualche aggiustamento a modo mio. Tanto accendiamo il gas e mettiamo la nostra acqua. Estratto di pomodoro, aggiungiamo il dado vegetale, lo strutto e il pepe. Aspettiamo che si sciolgano tutti gli ingredienti e che l'acqua arriva a bollore. Catania arancino. Appena fa queste bollicine così, prendiamo il nostro riso e lo versiamo in questo modo. Non lo giriamo subito, perché se noi non giriamo il riso non si attacca. Da meno si gira, meglio è. Il riso comincia ad affiorare e noi cominciamo a girarlo per fargli assorbire tutta l'acqua. Il nostro riso è pronto. Lo passiamo in un vascone abbastanza grande per raffreddarlo il più velocemente possibile. Lo allarghiamo per bene, in modo che il nostro riso si raffreddi, e aggiungiamo del grana grattugiato. Ammalgono tutto il formaggio. Trascorse all'incirca 2-3 ore, in base alla quantità del riso che noi abbiamo cotto, si comincia ad assemblare l'arancino proprio. Prendo il ragù, aggiungo la mozzarella che ho tagliato a pezzettini, la mischio con il ragù, che è ben freddo. Io, per facilitare l'operazione, mi inumidisco un po' le mani e formo una palla. La vado ad aprire in questo modo. Prendo una quantità di ragù e metto 2-3 cubetti di edamer. Lo vado a chiudere in questo modo. Lo stringo e, come noi catanesi, gli diamo la forma a punta. E do la forma all'arancino a punta. Guardate. E lo metto qui. Li andiamo a mettere un pochino in frigorifero, un'oretta, in modo da raffreddarsi. E andremo a fare una pastella molto semplice, con acqua, farina e un pizzico di sale. Deve essere una pastella molto liscia, omogenea. Prendiamo il nostro arancino e lo andiamo a passare in questa lega. Impegniamo così, in modo che prenda bene il pane grattugiato. Prepariamo dell'olio abbastanza caldo, sui 170-180 gradi, e andiamo a mettere i nostri arancini e li mettiamo a friggere per circa 4-5 minuti, il tempo che siano belli dorati. Speriamo che sia venuto buono. Ecco, vedete, bello cotto, la nostra mozzarella che fila.